Centro Milanese di Terapia della Famiglia, in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano e con il Centro Ausiliario per i Minori, promuove YouTube, l'adolescente al centro, un progetto di ascolto e di attivazione dell'adolescente sul territorio. L'idea del progetto nasce in seguito all'esperienza emergenziale della pandemia e dalla percezione che i ragazzi, in una fase del ciclo di vita già di per sé critica, siano stati messi da parte e non ascoltati. Questa ipotesi è stata confermata da una serie di focus group condotti in alcune scuole di Milano, che hanno appunto messo in evidenza il forte bisogno di ascolto e di attivazione dei ragazzi. L'obiettivo del progetto è quello di promuovere il benessere degli adolescenti, lavorando sull'empowerment di risorse e competenze, in modo da permettere una rielaborazione dell'esperienza traumatica che conduca a una ridefinizione di sé e del proprio futuro. Il progetto sarà destinato a ragazzi tra i 13 e i 19 anni all'interno di contesti educativi territoriali. La prima fase prevede un ciclo di 3 incontri strutturati come un percorso tra passato, presente e futuro. Gli obiettivi di questa prima fase saranno, da un lato, mettere in luce i diversi effetti che la pandemia ha avuto sulla vita dei ragazzi, così da permettere una rielaborazione in chiave positiva di questa esperienza e la costruzione di una memoria collettiva. Dall'altro, quello di dare l'occasione di avere un ruolo attivo nell'immaginazione e nella costruzione del loro futuro, al fine di non tornare semplicemente ad un prima, ma raggiungendo un nuovo equilibrio possibile. La seconda fase del progetto propone invece il coinvolgimento attivo dei ragazzi attraverso la realizzazione di un convegno, nel quale, in qualità di relatori, avranno l'occasione di presentare proposte e progetti per la definizione di un mondo nuovo dopo la pandemia. In questo convegno il pubblico sarà costituito da professionisti di diversa natura, psicologi, associazioni del territorio e cittadini. L'obiettivo è quello di mettere al centro gli adolescenti, rendendoli protagonisti nella definizione del loro futuro.